Eccoci qui con Donato Saltini, amministratore di GoSport. Buonasera, mister Donato. Buonasera a tutti. Tanti parlano di questa persona, una delle persone più importanti nella pallavolo italiana, possiamo dire, soprattutto al femminile. GoSport rappresenta quante atlete, Donato? Ma guardi, noi abbiamo un numero importante di giocatrici che seguiamo, anche perché la pallavolo non è il calcio, di conseguenza per poter raggiungere un budget soddisfacente abbiamo un numero importante di giocatrici. Detto questo, però la nostra è una società che è strutturata, perché abbiamo la bellezza di 4 persone che lavorano a tempo pieno nella pallavolo più la nostra segretaria. Tutte le persone che noi abbiamo nella nostra agenzia sono laureate. Quindi questo è un altro motivo d'orgoglio. Donato, dimmi una cosa. Pallavolo, possiamo dire, GoSport identificata al femminile anche per vicissitudini passate, diciamo, ti occupavi anche del maschile, poi ex soci, diciamo, allora, situazioni varie. Per semplificare, noi siamo partiti 30 anni fa. 30 anni fa si parlava di maschile, perché il maschile rappresentava la rivoluzione, con l'arrivo di Berlusconi, con l'arrivo di Gardini, con l'arrivo di Benetton dentro la pallavolo. Quindi noi siamo nati, io sono nato e sono stato il primo a fare questa attività qua, e oggi ci sono 220 agenti nella pallavolo, quindi parliamo di un fenomeno differente. Quando sono partito io c'erano solamente io, e si parlava di pallavolo maschile. Poi l'evolversi della cosa ha significato per noi specializzarci nel settore femminile, e poi è venuto a meno anche un mio socio, e di conseguenza il settore maschile l'abbiamo completamente abbandonato. Donato, dimmi una cosa fondamentale, perché è la cosa di cui tutti parlano quando si parla di procuratori. Tutti criticano dall'esterno, soprattutto quelli della società, però alla fine arrivano lì, non se ne può fare a meno. Diciamo che il lavoro che svolgete da dietro le quinte è particolare. Parliamo di una cosa di scouting, dico abbastanza, con un nome dico tutto, il lavoro che fate in questo settore. Guarda, potremmo fare una trasmissione lunga delle ore se io ti dovessi elencare tutte le giocatrici che noi abbiamo scoperto girando il mondo, investendo in denaro ed energia nello scouting. Continuiamo a farlo, perché crediamo che questa rappresenti il nostro focus del nostro lavoro. Investiamo in queste giocatrici, stiamo anni senza percepire nessun ritorno di carattere economico, con la certezza che queste giocatrici qua ci diano poi un ritorno nel momento dove noi queste ragazze qua parteciperanno ai campionati professionistici. Però l'elenco delle giocatrici sarebbe troppo lungo da fare. Donato, cosa bella, perché la gente critica, come sempre, no? Da lontano sembra il lavoro più facile del mondo, dicono, e viene visto come solo quello che risolve, tra virgolette, i problemi, stipula il contratto. In realtà c'è un lavoro dietro mostruoso, no? Da fare, e soprattutto non è che quelli che criticano voi, cioè lo vedo dall'esterno, dalle voci che sento, poi facciano molti chilometri andare a studiare delle atlete, cioè alla fine vengono da voi a chiedere, anche perché, cioè, andare in giro a diversi eventi ai quali mi è capitato di partecipare qua, non è che si vedono molti dirigenti delle varie società, detta in due parole. È uno dei limiti grandi. Noi abbiamo grandi allenatori in Italia, le esportiamo addirittura gli allenatori, abbiamo grandi giocatrici, vedrete che soddisfazione riusciremo a prenderci anche quest'estate, abbiamo grandi sponsor anche, ma abbiamo dei dirigenti che tante volte dimenticano quale sia l'ingresso dell'autostrada, perché non si muovono mai. Se ci sono degli eventi anche in Italia, vi faccio l'esempio, le ultime qualificazioni olimpiche a Catania, non c'era un dirigente di un club italiano. E quindi potrebbe anche essere che durante questi eventi di carattere internazionale, la VNL, ma anche fatti in Italia, non dico neanche all'estero, si possa trovare una giocatrice interessante, una scoperta da portare nel proprio club. Ma questo viene delegato a noi e poi criticato dopo. Quindi questo è abbastanza indicativo del livello mediocre dei dirigenti delle squadre di pallavolo. In questi giorni, Donato, a Modena si è tenuto un importante convegno dove hai partecipato ovviamente per GoSport assieme al presidente Cattaneo della FIPAF. Si è parlato di un argomento di quelli che interessano molto, di cui anche ancora una volta si parla molto: il vincolo sportivo. Cosa è uscito da questo convegno? Dunque, noi abbiamo una particolarità in Italia, e il vincolo sportivo. Il vincolo sportivo, che è una particolarità italiana perché in moltissimi altri paesi non esiste.
Quindi la pallavolo può esistere anche senza vincolo. Noi non siamo arrivati ad organizzare questo convegno con l'idea di abbattere il vincolo sportivo, ma di regolarizzarlo e di modernizzarlo in maniera differente. Devo dire che grazie al presidente della FIPAF che ci ha aiutato in questo convegno a renderlo più, c'è stata una partecipazione interessata e interessante, perché moltissime persone sono interessate a questo argomento qua. E già dal Consiglio federale del 22 questo argomento è stato posto all'attenzione, perché ci sono possibilità di fare delle variazioni per renderlo oggettivamente più legale, più moderno e più vicino alla normalità degli altri paesi. Se diciamo che è relativo al fatto che dei genitori si erano dovuti come dire, andare anche dalla magistratura per avere lo svincolo, definiamolo tale, no? Era partito anche da quello, cioè diciamo uno dei limiti. Oggi il regolamento dice che quando tesseriamo un ragazzo di 14 anni, una ragazza di 14 anni, rimane tesserato fino ai 24. Oggettivamente è difficile comprendere come un genitore possa obbligare un figlio oltre la maggiore età ad avere dei vincoli, quindi le obbligazioni nei confronti non possono arrivare a 10 anni di tempo. Dopodiché poi l'atleta non si può svincolare pagando, oppure ci sono dei vincoli quinquennali. Se arriva a 34 anni è una cosa che ci può pensare di cambiarla. Donato, parliamo di Goal Sport. Siete partiti che all'inizio campo femminile vi dedicavate quasi 100% al mercato italiano, poi sono usciti dei mercati molto importanti. Oggi come siete messi con le percentuali? Possiamo dire che c'erano dei mercati tipo Azerbaijan che adesso magari hanno meno vostre giocatrici, però che ne so, Turchia, Russia, Polonia, siete presenti alla grande? Cioè, che fetta del mercato hanno vostro adesso? Allora, la pallavolo si gioca in più di 200 paesi al mondo. Quindi non tutti hanno un campionato professionale, però tutto funziona in base all'economia del paese, alla moneta del paese, all'economia reale del paese. Quindi questi campionati diventano più interessanti o meno interessanti a seconda dell'andamento dell'economia. E quindi noi siamo obbligati a spostarci in maniera anticiclica, perché c'è sempre un paese che cresce e un paese che cala, e quindi noi siamo obbligati a spostarci in maniera anticiclica nei paesi che sono emergenti nel volley. Quindi succede che alcuni anni fa l'Azerbaigian, come tu hai citato, era un paese di grande prospettiva dove noi facevamo fatturato. Oggi lo è assolutamente meno, perché nel frattempo poi è crollata la moneta locale, il manat e via dicendo, anche l'economia. Io credo che l'Azerbaigian ritornerà interessante, perché c'è stata la ricrescita del petrolio di qui a poco. Lo stesso discorso può valere per la Russia, dove il mercato, noi lavoriamo in circa 15 paesi diversi e ci aspettiamo sempre una crescita importante della Cina, che non è ancora arrivata. Donato, grazie mille, che dire, non molli, ti vedo ancora sempre presente, sempre sul pezzo. Guai, evviva, perché amiamo la pallavolo, amiamo il nostro lavoro ed è una grande fortuna lavorare abbinando la passione al lavoro.